L'Ascoli manca il successo nel primo degli scontri diretti tra le squadre del fondo classifica e la sua posizione resta molto critica. Il pareggio, risultato complessivamente giusto, va bene invece all'ex Carletto Mazzone, che vede il suo Lecce fare un altro passo molto importante verso la salvezza. Il comprensibile nervosismo iniziale gioca un brutto scherzo all'Ascoli e il Lecce ne approfitta. Sugli sviluppi del primo angolo e respinta dei difensori, Moriero, appostato al limite, fulmina in gol. È il suo primo centro nella massima serie. La reazione dell'Ascoli porta al tiro di Agostini. Terraneo è pronto a respingere. Per reciproche scorrettezze l'Anese espelle Levanto e Rodia. L'Ascoli stenta ad arrivare al tiro, ci vuole una prodezza di Giordano che smarca Agostini, è ancora bravo Terraneo in uscita. Giusto alla mezz'ora ci prova anche Dell'Olio, sul suo diagonale il portiere è ancora pronto. Giordano, tra i migliori, scatta su un lungo lancio di Giovannelli, in area Baroni lo contrasta e il centravanti finisce a terra. L'Anese comanda il calcio di rigore che lo stesso Giordano trasforma. Bersellini manda in campo Gori al posto di Fioravanti, il Lecce controlla bene il finale del primo tempo e non corre molti rischi neppure nella ripresa quando tra i bianconeri entra anche Zvektovic. Solo sul finire, prima Giordano, tiro deviato da un difensore, e poi ancora Agostini hanno le occasioni buone, ma in entrambi i casi Terraneo è aiutato dai compagni.